Allora, intanto un grazie affettuoso a Luciano Canfora che ha voluto, ha accettato di buon grado di passare con noi un paio d'ore questo pomeriggio. Credo di non peccare di retorica se dico che è un vero piacere e un onore. Per favore, chiudete i microfoni. È un onore avere oggi con noi Luciano Canfora, che è un maestro di studi e, lo dico senza nessuna enfasi, uno dei maggiori storici viventi. Quindi presentarlo in pochi minuti è piuttosto imbarazzante, mi limiterò solo a indicare alcuni aspetti del suo complesso e ricchissimo profilo. Intanto ricordo che Luciano Canfora nasce come filologo classico, ma non diventa solo un maestro di studi greci e latini, ma anche uno storico specialista del mondo antico, che spazia tra l'altro sulle varie epoche, specie sull'età contemporanea, con una competenza che sbalordisce, toccando uno spettro amplissimo di temi e problemi. È professore emerito di filologia greca e latina all'Università di Bari e coordinatore scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino, che ha contribuito a fondare l'unica che esiste in Italia, e direttore dal 1975, quindi quasi da 50 anni, della rivista Quaderni di Storia. È membro dei comitati scientifici di diverse riviste italiane e straniere. Ricordo almeno Journal of Classical Tradition di Boston, History, e Critica Spagnola, Limes, la nostra Limes. È membro della Fondazione Istituto Gramsci, fa parte del comitato scientifico dell'Enciclopedia Treccani, dirige diverse collane editoriali, ha a lungo collaborato con il Corriere della Sera. Ecco, questo è un mistero glorioso. Per favore, chiudete i microfoni. Questo è un mistero glorioso che non sono riuscito mai a chiarire. Chissà se Luciano mi dirà qualcosa. Da giovanotto leggevo sempre gli Elzeviri sul Corriere, di Corriere della Sera, che naturalmente erano assolutamente fuori dalla linea di quell'austero e conservatore quotidiano. È autore di una mole sterminata di studi, tutti di altissimo livello, savant-sentir, sia diciamo di materia filologica che di storia, di saggistica politica e di varie umanità che sono stati tradotti diversi paesi del mondo. Allora, per ciò che riguarda queste opere, come faccio di solito, mi limito a indicare solo gli ultimissimi e quelli, diciamo, un po' più vicini e aderenti al tema che tratterà questa sera Canfora nella lezione. Ricordo La trappola, il vero volto del maggioritario, Sellerio 2019, il presente come storia. Perché il passato ci chiarisce le idee. Rizzoli 2016. La schiavitù del capitale, il mulino 2016. No, 2014 Rizzoli. La schiavitù del capitale, il mulino 2016. Pensare alla rivoluzione russa, Stilo 2017. Europa gigante incatenato, Dedalo 2020. La democrazia dei signori, la terza 2022. Sovranità limitata alla terza 2023 è per darvi, ma il titolo è molto bello e accattivante, per darvi un'idea che anche in un solo anno può pubblicare due libri, Marx e i suoi scolari, Stilo 2023. Allora, due parole senza togliere naturalmente spazio alla lezione di Luciano Canfora, due parole sul tema di oggi. Io credo. Ma mi vedete? Sì, ti vediamo. Ah, io credo che
non ci sia stato negli ultimi 2 anni il cittadino mediamente informato che non si sia accorto che l'Italia è un paese a sovranità limitata. Pur facendo parte di una comunità sovranazionale come l'Unione Europea, la politica estera del nostro paese dipende dagli Stati Uniti d'America. Il soggetto politico è quasi uniformemente subalterno alle posizioni degli Stati Uniti su quasi tutti, gli aspetti della politica internazionale. La stampa e la televisione italiana sembrano spessissimo organi di informazione di una colonia americana, no? Mi prendo la responsabilità di questa affermazione. Ora, questa subalternità che è diventata soffocante negli ultimi 2 anni per la guerra in Ucraina, ha un'origine precisa. Naturalmente la lezione di Camfora verterà sulla storia di questa perdita di sovranità. Io però ricordo, ecco, per ragioni didattiche, che forse il primo atto formale, solenne, diciamo, di questa perdita di sovranità risale al 10 febbraio del 1947, quando a Parigi si sigla il trattato di pace e il nostro paese, Canfora ricorda i tristi commenti di Benedetto Croce di allora. Il nostro paese, da paese appunto co-belligerante, viene retrocesso a paese sconfitto e quindi diciamo perde tutta una serie di possibilità di libertà, diciamo così. Il secondo passaggio è l'adesione alla NATO nel luglio del 1949. Il patto atlantico era stato siglato a Washington il 4 aprile di quello stesso anno. Anticipo una nota importante che Cafagna e Canfora riporta in questo suo saggio, Sovranità limitata, appunto. Perché durante il dibattito parlamentare Togliatti avanzò una mozione, un emendamento, per precisare, pur non opponendosi, diciamo, apertamente all'alleanza, all'adesione dell'Italia all'Alleanza Atlantica, perché non fossero, diciamo, insediate basi militari sul nostro territorio. De Gasperi, diciamo, rifiutò l'emendamento con la motivazione che gli americani non l'avevano chiesto, non faceva parte, diciamo, del patto, e quindi sottolineare questo rifiuto era una forma inutile e offensiva. Sappiamo com'è andata a finire. Bene, io do subito la parola a Canfora, chissà perché mi gira per la testa, no, di Luciano Cafagna, che non c'è più con noi. Prego, prego, Grazie, prego, grazie. Bene, Luciano, grazie a te. bene, sono ben lieto e anche, come dire, proteso alle opere, vista la presentazione troppo lusinghiera che tu hai fatto, e prendo subito lo spunto da questo che tu hai detto, e cioè in particolare l'acceso dibattito che ci fu nel Parlamento italiano, nella Camera dei Deputati in particolare, sul patto atlantico, sulla nostra inclusione e l'accettazione da parte del nostro governo del patto atlantico. Qual è il dettaglio o i dettagli che vorrei mettere in luce? Prendo ancora una volta spunto da informazioni oggettive, no? Mi viene all'occhio che per ragioni, ora inutile rievocare, quasi 20 anni fa, nel febbraio del 2006, il Corriere della Sera pubblicò un saggio riguardante il centrismo in Italia e in particolare l'episodio della molto combattuta nostra entrata nel Patto Atlantico, e cita questo saggio
una sortita abbastanza disarmante di De Gasperi, il quale dice: io purtroppo non conosco il contenuto del patto, non so quali contropartite ci chiederanno, non ci hanno ancora detto qual è esattamente il tipo di impegno che noi stiamo per prendere. E nondimeno si agitava e agiva anche contro il suo stesso partito, dove c'erano molte perplessità perché noi entrassimo in questa alleanza, che peraltro nasce, e questa era l'unica cosa che De Gasperi riusciva a dire, come alleanza difensiva, e stiamo vedendo ormai da decenni che tale non è, ha caratteristiche ben più guerresche che non quelle di un patto difensivo rispetto ad un immaginario aggressore che per ora, dopo tanti anni, non si è mai visto all'orizzonte. L'altro punto che mi pareva giusto, visto che abbiamo preso le mosse proprio da questo patto nel quale siamo inglobati, è l'articolo 2, no? Di solito si cita sempre l'articolo 5 del testo del patto atlantico, molti lo citano senza averlo effettivamente mai letto. È breve, un testo molto breve in realtà. E l'articolo 2 dice una cosa che apparentemente può sembrare addirittura gratificante: le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli. Non parrebbe del tutto, ma diciamolo per tutto, rafforzando le loro libere istituzioni, assicurando una migliore comprensione dei principi su cui si basano le suddette istituzioni e sviluppando le condizioni atte a garantirne la stabilità. Allora, questo tradotto in prosa vuol dire che i contraenti hanno un determinato assetto e schieramento politico che loro chiamano nobilmente libere istituzioni. E però l'intero patto vigila perché all'interno di ciascun paese queste istituzioni non vengano messe in discussione. Però noi sappiamo che il termine libere istituzioni è una metafora, un'autogratificante definizione che in Occidente viene dato dei sistemi politici nostri, occidentali, vigenti da noi. E il fatto che il patto abbia il diritto di vigilare a che queste istituzioni non vengano modificate è un elemento molto forte di interferenza nella politica interna dei paesi contraenti, del che, ripeto, mai si parla, neanche lontanamente accennando a questo vincolo, che è un vincolo fondamentalissimo. Potremmo dire che l'antefatto, che è stato messo in luce parecchi anni addietro da un bravissimo giornalista e pubblicista facente capo a suo tempo al Corriere della Sera, si chiamava Ennio Caretto, che ha scritto molto sul tema gli americani in Italia. Ebbene, Caretto, rovistando negli archivi di Washington, ha trovato e pubblicò anni addietro un documento molto impressionante ed era una informativa dal Dipartimento di Stato all'ambasciata statunitense a Roma in vista delle elezioni del 18 aprile 48, quindi prima ancora che il Patto Atlantico venisse prospettato. E come sappiamo, sono state le elezioni politiche più combattute forse della storia d'Italia. Si era votato il 2 giugno del 46, il risultato elettorale era stato poco soddisfacente per entrambi gli schieramenti, nel senso che la Democrazia Cristiana aveva avuto qualcosa di più del 30-32% dei voti. E i due partiti della sinistra, allora legati da un patto di collaborazione, un patto di unità d'azione, come si chiamava, i socialisti e i comunisti ebbero insieme 20 più 19, quasi il 40% dei voti. Poi ci fu nel 47 la scissione di Saragat, i socialisti persero un pezzo, ragion per cui Terracini diventò presidente della Costituente al posto di Saragat. E la forza elettorale delle maggiori formazioni politiche non era visibile attraverso i sondaggi che non esistevano all'epoca. Però ci fu qualche segnale.
e cioè le elezioni amministrative che si erano tenute e che avevano dato un risultato ancora meno soddisfacente per la Democrazia Cristiana e dei risultati piuttosto favorevoli, pensiamo alla Sicilia in particolare, al fronte delle sinistre, che alle elezioni del 48 si presentava come Fronte Democratico Popolare con il simbolo di Garibaldi come diciamo, simbolo della coalizione Fronte Democratico Popolare. Gli Stati Uniti sono allarmatissimi, dal marzo del 46 c'è stato il discorso di Churchill a Felton, no? La cortina di ferro è calata sull'Europa da Stettino a Trieste, eccetera, dobbiamo difendere la civiltà cristiana. Bene. Allora si prepara l'apparato, chiamiamolo pure bellico, degli Stati Uniti all'eventualità che vinca il fronte. Il fronte popolare potrebbe vincere le elezioni. Sappiamo come è andata a finire, non ha vinto per niente. Allora c'è un progetto che viene trasmesso all'ambasciata a Roma dal Dipartimento di Stato e che Caretto ha reso pubblico in questo suo lavoro. Un progetto di intervento. L'intervento è previsto così, che cioè si crea una insurrezione nel meridione d'Italia. Questo determina la necessità di un intervento straniero per sedare l'insurrezione. Il risultato delle elezioni si annulla. L'immagine era che nel sud la destra, essendo prevalente, sarebbe insorta contro la vittoria elettorale del Fronte Popolare. E quindi annullandosi le elezioni si cancellava la possibilità di una vittoria delle sinistre nelle votazioni del 18 aprile 48. Ripeto, sappiamo che l'esito è stato del tutto diverso e a quel punto incomincia un'altra forma di intervento che prelude, per così dire, all'articolo 2 del trattato del Patto Atlantico, e cioè la richiesta pressante sul governo italiano, che dopo il 18 aprile è un governo di centro, Democrazia Cristiana molto forte, risultato elettorale quasi di maggioranza assoluta, ma risultato di eletti in Parlamento di maggioranza assoluta, cioè la DC da sola aveva la maggioranza assoluta dei deputati, non di meno fa un governo centrista, imbarca liberali, socialdemocratici e repubblicani, quindi un quadripartito. Ecco, su questo governo cominciano, Scelba, ministro dell'Interno, cominciano le pressioni da parte dell'ambasciata americana a Roma per cogliere l'occasione di mettere fuori legge il Partito Comunista Italiano. C'è anche in questo caso della documentazione che viene dal Dipartimento di Stato, gli archivi vengono via via desecretati o liberalizzati, per cui ricercatori solerti possono attingere e chissà poi quanta parte non è accessibile, ma quella accessibile già è molto interessante. C'è da parte dell'ambasciatrice Claire Beaulieu, che è a Roma come rappresentante diplomatico degli Stati Uniti, un passo reiterato presso Scelba, ministro dell'Interno, con la richiesta di mettere fuori legge il Partito Comunista Italiano. Siamo ormai dopo l'approvazione del Patto Atlantico in Parlamento. E l'ambasciatrice si duole presso il Dipartimento di Stato con delle informative molto seccate in cui dice: ma insomma, questo Scelba non è sufficientemente anticomunista, per cui la pressione che noi esercitiamo affinché egli operi in tal senso rimane lettera morta. Nel 1985 si tenne qui nella nostra Università di Bari un convegno sui cattolici nella politica italiana, c'era Scoppola e altre persone di massima qualità. Uno dei partecipanti tirò fuori un documento molto interessante, cioè un intervento, questa volta del cardinale di Palermo, il cardinale Ruffini, ancora una volta su Scelba, in cui il cardinale dice, per iscritto, e Scelba però finge di non aver ricevuto,
che l'esito delle elezioni ha dimostrato che ci sono ancora delle estese zone infette nel nostro elettorato, in particolare infette di comunismo. Gli invasati di quel sistema incivile e diabolico tramano nell'ombra e per questo è necessario che si trovi un modo al più presto di mettere i nemici di Dio e della patria fuori legge. Il cardinale di Palermo certamente non è un uomo politico, anche se in questo caso fa una azione politica. Anche in questo caso Scelba ha resistito alla sirena mirante alla messa fuori legge dei comunisti. Quindi questi episodi che precedono, accompagnano e seguono i 2 anni fondamentali, 1947, va bene, la scissione socialista e quindi l'antefatto della cacciata delle sinistre dal governo, 1948 le elezioni di 18 aprile, 1949 in aprile si discute se accettare la proposta americana fatta all'Italia contro l'opposizione del Canada e della Francia di entrare nel Patto Atlantico. Luglio, sempre nella nostra Camera dei Deputati, la votazione definitiva che, dato i numeri parlamentari molto chiari di cui ho prima parlato, si risolve in un'approvazione. Intorno a questo triennio, fra il 47 e il 49, si affollano questi interventi costanti, aventi come obiettivo quello che altrove, per esempio in Grecia, in modo peraltro sanguinoso e attraverso una lotta durata anni, era stato realizzato. Come si spiega tutto questo? Donde nasce una situazione del genere? Questa è la domanda che abbiamo davanti, e alla quale cercheremo di dare una risposta con dei chiarimenti. Io non vorrei, quasi una minaccia, diciamo, questa formulazione, risalire tanto indietro nel tempo, nella remota storia antica, per illuminare il concetto di sovranità limitata, però qualche cenno credo sia indispensabile. Abbiamo visto, insisto ancora una volta, all'articolo 2 del Patto Atlantico. Bene, che cosa suggerisce quella lettura? Suggerisce il fatto che quando si costituisce un'alleanza politico-militare che ha un socio di maggioranza molto forte, portatore non soltanto della forza fisica, militare, economica, ma anche di un modello politico che ritiene insuperabile, esemplare per tutti, degno di essere imposto agli altri. In anni vicini a noi si è parlato di esportare la libertà, no? Esportare la democrazia. Parola allucinante, ma che ha avuto poi dei risvolti pratici, per esempio nella guerra in Iraq e altrove. Allora, quando si determina una situazione di questo genere, una potenza chiaramente egemone, nel caso poi degli Stati Uniti, sortita vincitrice da una guerra lunghissima e tremenda, come è stata la Seconda Guerra Mondiale, ecco, in questa alleanza che comprende un soggetto così ingombrante, si mette più o meno apertamente per iscritto, e nel trattato del Patto Atlantico è messo per iscritto, che il modello politico della potenza egemone deve essere anche il modello politico degli altri contraenti. Questo noi lo ritroviamo. Per quello dicevo un passo all'indietro, breve ma molto spericolato, addirittura nella prassi di una delle poche alleanze diseguali della storia a noi note e documentate, e cioè la famosa Archè, l'impero ateniese, la Lega ateniese del 478 a.C., che nasce all'indomani delle guerre persiane, in cui Atene ha svolto un ruolo importantissimo. Una serie di potenze medie e piccole chiedono addirittura ad Atene la costituzione di una lega, e nel corso del tempo l'impero ateniese è durato 70 anni, dal 478 al 403, 404, quindi anche meno di 70 anni, e
ricevono in sostanza una forte sollecitazione ad adottare nel proprio regime interno lo stesso tipo di sistema politico vigente nella città di Atene. È esattamente quello che in grande abbiamo letto nell'articolo 2 del Patto Atlantico. Anche nel caso di Atene il modello veniva chiamato democrazia, si può discutere fino a che punto fosse effettivamente tale. Ma la cosa più interessante è che se poi qualche alleato nel corso del tempo, vessato da pressioni anche economiche, versare un tributo, fornire armi, fornire navi, compartecipare ad imprese belliche e si tira fuori, vuole lasciare l'alleanza, scatta un'operazione punitiva, una vera e propria guerra di repressione per riportare l'alleato dove se ne vuole andare. Dentro l'alleanza. Ecco, questa dinamica noi la conosciamo bene perché un grande storico coevo dei fatti ce l'ha raccontata. Si chiamava Tucidide, era un ateniese di alto rango, di famiglia molto ricca e nobile. E per esempio, l'episodio più clamoroso, veramente drammatico, quando l'alleato più importante dell'isola di Samo, che aveva una potenza quasi pari a quella di Atene in termini di risorse in termini di potenza militare, decide di tirarsi fuori. Atene svolge una guerra durata quasi 2 anni, dal 441 al 39, contro Samo per ricondurla dentro l'alleanza. Ed è stata una delle guerre in cui Atene ha impiegato contemporaneamente tutti e 10 gli strateghi del Collegio degli Strateghi, con un impegno militare mai visto in occasioni simili. Ecco, questo è un antecedente remoto, molto piccolo dal punto di vista dei soggetti coinvolti, ma molto emblematico dal punto di vista delle dinamiche, che si ritrova nel tempo ogni volta, ripeto, che una situazione del tipo che abbiamo ora preso ad analizzare si ripresenta. Questo è connesso anche a fenomeni rivoluzionari. Potremmo dire che uno degli elementi più delicati e problematici dell'egemonia francese dopo la vittoria della rivoluzione in Francia rispetto al resto d'Europa ha tratti molto simili a quelli che ora abbiamo descritto. Quando la Francia nell'aprile del 1792 dichiara guerra all'Austria, con delle ragioni sono anche accettabili, e cioè che da parte dell'imperatore d'Austria si tenta di dare una mano a Luigi XVI, che dopo la fuga di Varenne è in grande difficoltà nel suo regno, allora contro l'interferenza straniera, soprattutto per volontà girondina, i girondini sono maggioritari, prevalenti nello schieramento che sostiene la rivoluzione, si prende l'iniziativa di una dichiarazione di guerra all'Austria. Aprile 1792. È noto, anche perché la documentazione riguardante quei fatti è stata studiata in lungo e in largo ed è accessibilissima, che nel club dei Giacobini, Robespierre, che in quel momento non è parte dell'assemblea legislativa. L'assemblea legislativa scadrà con il settembre del 92, dopo che è stato arrestato il re il 10 agosto e si è votato per la convenzione nazionale che entrerà in funzione il 20 settembre. Robespierre nell'aprile del 92 è un privato politico, un avvocato che fa politica, molto influente nel club dei Giacobini, che è un club, una specie isomorfosi di partito politico, potremmo dire, interviene dicendo con forza: è un errore enorme quello di volere varcare i confini e portare il nostro modello ai paesi che ancora non lo conoscono e che certamente lo apprezzeranno, perché i popoli non amano i missionari armati. È una formulazione molto efficace che profetica, se vogliamo. La guerra va malissimo, fra l'altro, all'inizio, fino a Valmy, poi tutte le vicende seguenti le conosciamo, ma soprattutto conosciamo il fatto che una volta
costituitosi dopo il colpo di Stato che porta alla decapitazione di Robespierre e dei suoi stretti collaboratori, il direttorio, la rivoluzione cambia faccia e comincia a interessarsi tramite i suoi bravissimi generali, uno dei quali è Bonaparte nella campagna d'Italia, ma non è l'unico, comincia a interessarsi delle vicende interne dei paesi che via via sono sotto controllo o influenza francese. Questo vale per il Regno di Sardegna, vale per la Renania, dopo un po' vale anche per la Spagna e con l'impero ancora di più, con l'imposizione di personaggi legati alla famiglia di Bonaparte come regnanti nei vari paesi. E l'impero francese, che cos'è? L'erede della rivoluzione, sia pure con moltissime trasformazioni, che impone, è convinto della superiorità del proprio modello, il suo modello a alleati sudditi, alleati subalterni. Questo è un fenomeno macroscopico che dal punto di vista economico ha anche presentato degli elementi allarmanti. Depredare i paesi alleati, diciamo così, nel nome dell'albero della libertà, ma vengono portate via ricchezze, imposte, tassazioni, cioè vengono spremuti perché l'interesse superiore della Francia in lotta contro i re tiranni esige questo. Va bene. Sono fenomeni evidentemente ognuno specificamente distinto dall'altro, ma che hanno in comune questa caratteristica, cioè il fatto che un'alleanza diseguale comporta la perdita di sovranità di chi eguale non è. La carrellata, diciamo, che ho fatto spericolatamente veloce è sicuramente troppo sommaria, ma credo non inutile per inquadrare storicamente un fenomeno che per noi, diciamo Italia, ha poi una storia specifica. La domanda è questa: l'operazione che porta attraverso una serie di brillanti tentativi, talora riusciti, talora no, a costituire nel 1861 il Regno d'Italia, a ridosso della guerra tra la Francia e l'Austria, in cui il Regno di Sardegna si è infilato per la bravura, abilità diplomatica di Cavour, che è riuscito a infilare un po' di italiani nella guerra di Crimea per avere qualche chance di ottenere poi ciò che effettivamente ottiene dall'imperatore dei francesi, e dall'impresa di Garibaldi, e dalla scelta di Garibaldi di non seguire la sollecitazione mazziniana a creare una repubblica nel meridione liberato da lui con l'impresa antiborbonica, con la creazione del Regno d'Italia 1861, con successivi aggiustamenti nel 66 e poi nel 70. Qual è la politica estera di questo regno? A quale alleanza guardano i nuovi governanti dell'Italia da poco riunificata? Direi che l'episodio più significativo è certamente la guerra austro-prussiana del 66, in cui l'Italia si infila, perde un po' di battaglie, però comunque ottiene un vantaggio territoriale per il fatto che la Prussia ha sconfitto in maniera assolutamente inequivocabile l'impero austro-ungarico. Cioè, la Germania, che diventerà impero tedesco a Versailles nel 1871, è il punto di riferimento ed è l'antefatto di quell'episodio cruciale del secondo 800, che è la triplice. L'alleanza tra impero tedesco, impero austro-ungarico e Regno d'Italia, la triplice alleanza, è uno dei capolavori diplomatici di Bismarck, il quale quasi nello stesso tempo riesce a mettere insieme un altro triangolo, diciamo così, e cioè il patto dei tre imperatori, lo zar di Russia, l'impero, l'imperatore d'Austria e l'imperatore di Germania, in funzione dell'isolamento della Francia. La Francia sconfitta a Sedan, alle prese con guerra civile e tutto quello che sappiamo, deve essere tenuta nell'angolo della politica e della diplomazia europea da un sistema di alleanze che
la isola e rende impossibile ciò che Bismarck riteneva terribilmente pericoloso, l'intesa franco-russa. Per cui i tre imperatori da una parte e i tre sovrani della triplice di cui un angolo del triangolo è l'Italia. È un sistema perfetto dal punto di vista diplomatico. E perché l'Italia? Perché l'Italia ha un contenzioso ancora potenziale, poi esplicito, con la Francia per Nord Africa, dove le aspirazioni nostre a mettere il naso nella quarta sponda cosiddetta nascono in epoca crispina in maniera avventurosa e comunque mai si sopiscono. Quindi l'elemento antifrancese è ben presente nella politica estera italiana, lo è nella politica estera di Bismarck ovviamente. Allora questi due triangoli che si sovrappongono, perché due contraenti sono in comune ai due patti, fa sì che la Francia sia in quarantena e noi altri ci troviamo alleati, come si diceva durante il fascismo, di un potente alleato, che è appunto l'impero tedesco. Siamo stati subalterni a sovranità limitata durante il periodo in cui è stata in vigore la triplice? La risposta è no, nel senso che da una parte il ceto dirigente del nostro paese guardava al modello tedesco convintamente anche sul piano culturale, non soltanto sul piano politico-diplomatico, con accentuazioni varie, per esempio. Bismarck aveva riunificato il mondo tedesco, diviso in staterelli più o meno gravitanti in realtà intorno alla Prussia, e quindi il risorgimento tedesco, opera di Bismarck, era parallelo al risorgimento italiano, opera di Cavour. È pura retorica questa, naturalmente, data la differenza sostanziale delle due vicende, ma culturalmente funzionava, ma funzionava anche su altri piani, il modello scolastico che viene adottato in Italia, dopo l'unificazione del paese e quindi la necessità di creare un sistema scolastico uguale in tutta la penisola, che sarà distrutto adesso dall'autonomia differenziata, ma pazienza, credo che non potremmo metterci rimedio. Anche questo è un elemento di riferimento al modello tedesco, non è subalternità sancita da un patto come il patto atlantico. Tanto è vero che quando nel 1912, ormai in epoca giolittiana, l'Italia decide un'avventura militare molto discutibile, cioè attaccare in Libia l'impero ottomano, nella convinzione, peraltro fondata, che l'impero ottomano non sarà in grado di reagire in modo efficacemente, in modo efficace, e la campagna di Libia va per le lunghe, comunque noi mettiamo finalmente piede da quelle parti, violando la triplice, perché la triplice contemplava che ogni iniziativa bellica di uno dei tre contraenti dovesse essere concordata con gli altri due. Questo, se vogliamo, è un modello classico di tutte le alleanze politico-militari dai tempi dell'antica Grecia in avanti. E invece noi abbiamo compiuto questa operazione de facto, ottenendo dagli altri due contraenti che si aggiungesse dopo l'impresa libica un codicillo al testo del Trattato della Triplice, in cui a cose fatte venivamo autorizzati all'operazione che avevamo già compiuto. E questo è un caso emblematico di presenza tutt'altro che remissiva del nostro paese all'interno di un'alleanza che abbiamo tenuto in piedi fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, operando peraltro durante l'anno in cui fummo neutrali, in maniera ambigua tra contatti con l'Intesa e dall'altra parte pressione, malafede, soprattutto sull'impero austro-ungarico, per vedere chi era il maggiore offerente, no? Il nostro sovrano dell'epoca, rimasto in sella fino al maggio del 1943, ha brillato per questa ambiguità cinica. Il patto di Londra dell'aprile del 1915, quindi un mese prima della nostra entrata in guerra il 24 maggio del 15, è stipulato mentre apparentemente era ancora in atto una trattativa per quali cessioni l'Austria potesse fare
a noi, onde evitare che noi non rompessimo la neutralità e ci schierassimo dall'altra parte. E infatti poi ci siamo schierati dall'altra parte, mettendoci in una guerra pazzesca, come è stata quella del 15 fino alla fine del 18, con tutte le conseguenze che conosciamo, umane, politiche, di ogni tipo. Una delle matrici del fascismo è stata anche, e forse soprattutto, quella guerra terrificante, e la triplice è andata per aria. Disinvoltamente l'abbiamo buttata nel cestino alla vigilia di una guerra in cui o rimanevamo neutrali o a termini di trattato avremmo potuto schierarci con gli altri due contraenti della triplice. Quindi una egemonia su di noi durante il lungo periodo in cui fu in vigore la triplice e l'Italia fu un paese sostanzialmente schierato con gli imperi centrali, non è assolutamente sostenibile. Successivamente, tutta la storia italiana del periodo postbellico è ben nota, io non mi metto ovviamente qui a raccontarla, però va detto che nel lungo governo mussoliniano, che fino al 26, quando novembre vengono emanate le leggi eccezionali, è apparentemente ancora un regime di tipo parlamentare, no? Certo, Matteotti è stato ammazzato, l'Aventino, il re chiederà la cacciata dal Parlamento dei parlamentari aventiniani. Dopo quella data, la dittatura vera e propria, ma Mussolini riesce a svolgere sul piano internazionale un'azione che ha il suo punto più alto nel cosiddetto patto a quattro. Patto a quattro, siamo nel 32, quindi Hitler non è ancora arrivato al potere. L'interlocutore principale di Mussolini è il leader inglese, ex MacDonald, ex laburista, poi diventato capo di un governo di conservatori e liberali, un trasformista, diciamo così. La Germania ancora weimariana, l'Inghilterra di MacDonald, la Francia della Terza Repubblica e l'Italia. Patto a quattro, artefice Mussolini, quindi altissimo prestigio sul piano internazionale. Sappiamo benissimo quanto all'estero, soprattutto nel mondo anglosassone, fosse apprezzato il fascismo come un regime adatto agli italiani, no? In America, in Inghilterra, eccetera. E invece l'errore tattico fortissimo, alla fine strategico, della politica estera fascista è invece il progressivo, non solo avvicinamento, ma atteggiamento subalterno rispetto alla Germania, ormai nazista. Per cui il patto d'acciaio del 38 sigla per la prima volta in via definitiva e esplicita la sudditanza de facto del nostro paese rispetto alla politica estera di una potenza che rispetto alla nostra è egemone. Quindi l'inizio della sovranità limitata è nel patto d'acciaio con la Germania nazista, che ha risvolti anche personali umilianti, no? L'incontro di Feltre quando Mussolini, che ormai gli americani hanno messo piede in Sicilia, si precipita a chiedere aiuti e Hitler gli fa una sgridata e lo manda via. Per cui l'antefatto del 25 luglio è forse proprio quell'incontro fallimentare. Insomma, la sovranità limitata in un'alleanza a trazione tedesca è evidente. E il dopo, invece, quello che ci riguarda ormai più da vicino, perché noi viviamo ancora nel dopo 25 luglio 43. Questa è la verità. Perché dopo il 25 luglio 43, i 45 giorni di Badoglio fino all'armistizio, l'armistizio di Cassibile 8 settembre, l'armistizio lungo Malta 29 settembre del 43. E l'armistizio lungo è molto impegnativo. Badoglio viene messo su una nave inglese e portato a Malta, firma questo cosiddetto armistizio lungo, che è l'antefatto con molta difficoltà il mese dopo, a fine ottobre, della dichiarazione di co-belligeranza,
ma accetta una supervisione esplicita degli alleati angloamericani sul Regno del Sud, cioè su quel minuscolo regno di quattro province pugliesi in cui si è rifugiato il re Fuggiasco e si è creato quello che fu chiamato il governo dei sottosegretari. Presidente del Consiglio Badoglio, che lo era dopo il 25 luglio, e rimane tale attraverso tre governi, uno diverso dall'altro, fino alla liberazione di Roma, no? Il 10 giugno del 44, nasce il primo governo Bonomi, Badoglio viene mandato a casa. E per tutto quel periodo, la situazione concreta è molto problematica. Intanto la sovranità non è limitata, ma limitatissima. Dopo l'insurrezione di Napoli, dopo la decisione tedesca di ritirarsi a nord di Salerno, di Napoli e di avvicinarsi al confine del Lazio, tutte le province italiane, tranne Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, sono sotto amministrazione militare alleata. Il Regno del Sud ha autorità sulle quattro province pugliesi sotto controllo alleato. C'è la commissione alleata di controllo che periodicamente esercita il suo controllo su ogni aspetto della vita politica del Regno, il cosiddetto Regno del Sud. Ma Badoglio, che non è uno sciocco, coglie la possibilità di infilarsi nelle contraddizioni che già ci sono tra gli alleati, perché da una parte ci sono gli angloamericani e tra loro già c'è dissenso. Gli inglesi proteggono Vittorio Emanuele III a spada tratta, lo vogliono come garante della continuità politica del nostro paese una volta che è finito il fascismo. Gli americani no, sono più aperti all'idea che un governo di partiti antifascisti sia concepibile, non subito, ma certamente con una maggiore apertura. E questa già è una contraddizione abbastanza sotto traccia. Quella più esplicita è venuta, è emersa, e Badoglio ne viene informato in maniera abbastanza istantanea, dalla conferenza di Mosca dell'ottobre, fine ottobre del 43, allorché i sovietici fanno notare con una certa durezza che l'evoluzione del teatro italiano, diciamo così, caduta di Mussolini, nascita del governo Badoglio, riconoscimento del governo Badoglio da parte degli alleati angloamericani, è avvenuto senza un avallo esplicito o una compartecipazione preventiva dell'alleato sovietico. E quindi ottengono che un rappresentante del governo sovietico venga aggiunto insieme a un rappresentante di De Gaulle, in realtà, alla commissione alleata di controllo che ha sede a Napoli. Il 10 di dicembre del 1943, il segretario generale del Ministero degli Esteri di Badoglio, che si chiamava Prunas, Renato Prunas, era un diplomatico di carriera, molto abile, incontra a Brindisi Wyszyński. Wyszyński, il famoso Wyszyński dei processi di Mosca, era rappresentante sovietico presso la Commissione Alleata di Controllo in omaggio alle decisioni prese dalla conferenza di Mosca. E Wyszyński fa capire chiaramente che il governo sovietico è prontissimo a riconoscere diplomaticamente il governo Badoglio e anzi lo incita ad allargare la base politica di questo governo. Badoglio prende la palla al balzo e, risultato questo anche da documenti vaticani tirati fuori qualche anno fa, pronto a offrire delle basi militari ai sovietici in territorio pugliese, perché era l'unico sul quale poteva avere una sua autorità, la cosa non ebbe seguito, ma questi contatti irritarono moltissimo gli alleati anglo-americani. E Badoglio fu molto abile nel proporre in un incontro a Napoli
con la commissione alleata di controllo, nel porre la questione: sono un nemico o sono un alleato? La risposta degli angloamericani non fu chiara. Wyszynski disse: ma certamente un alleato, perché la politica che i sovietici facevano era quella di dire: ci siamo anche noi. Quindi la gestione del post-fascismo in Italia non è appannaggio soltanto degli angloamericani. La storia seguente è segnata da vari episodi dei quali vorrei fare cenno in modo sommario. Ne cito un paio. Uno, credo poco noto, è stato pubblicato quando hanno editorialmente diffuso i carteggi tra Stalin, Churchill, Roosevelt e poi Truman e poi Attlee del periodo 1941-45. C'è una lettera di Stalin a Churchill dell'11 giugno del 44, pochi giorni dopo lo sbarco in Normandia. Tra l'altro è una lettera molto interessante perché c'è un elogio dello sbarco. Lo sbarco concepito su scala grandiosa, scrive Stalin, è pienamente riuscito. Io e i miei colleghi non possiamo non riconoscere che nella storia delle guerre, forse a partire dalla guerra di Troia in realtà, non esiste un'altra impresa simile per dimensioni, ampiezza di concezione ed esecuzione magistrale. Stalin voleva il secondo fronte in Francia e l'ha avuto finalmente con lo sbarco in Normandia, che è stato un'ecatombe umana terrificante. In questa stessa lettera, il primo paragrafo dice a Churchill: ho ricevuto il vostro messaggio sulle dimissioni di Badoglio, perché 10 giugno Badoglio è stato congedato e c'è il governo di Bonomi, Roma è stata liberata pochi giorni prima e il governo Bonomi si insedia immediatamente e quando si insedia il governo Bonomi diventa operativa la luogotenenza di Umberto, figlio destinato successore di Vittorio Emanuele III. La luogotenenza era stata dichiarata ben prima, nell'aprile, però il re era talmente cocciuto e legato alla conservazione del suo potere che aveva ottenuto che diventasse operativa la luogotenenza alla liberazione di Roma. E infatti così accade. Ma alla liberazione di Roma c'è un fatto più importante, che cioè i partiti che già dopo la svolta di Salerno sono entrati nel governo di Badoglio danno il ben servito a Badoglio e Bonomi subentra. Dice Stalin: ho saputo questo, no? Il vostro messaggio sulle dimissioni di Badoglio. Anche per me le dimissioni di Badoglio sono giunte inattese. Come dire, continuate a operare sul scacchiere italiano senza informarci. Pensavo che senza il consenso degli alleati inglesi e americani non si potesse sostituire Badoglio e nominare Bonomi, dice Stalin. Tuttavia, dal vostro messaggio risulta che ciò è accaduto contro la volontà degli alleati. Suggerisce addirittura che i partiti italiani hanno compiuto un'operazione non gradita agli alleati, i quali forse volevano la continuità anche fisica del capo del governo italiano nella persona di Badoglio. È da ritenere che alcuni circoli italiani intendano compiere il tentativo di modificare a loro favore le condizioni dell'armistizio. Comunque, se le circostanze lo suggeriranno a voi e agli americani, e che cioè in Italia sia necessario avere un altro governo e non quello di Bonomi, potete contare su di noi. Questa lettera è molto interessante perché? Perché segnala il fastidio di trovarsi sempre dinanzi al fatto compiuto, ma la volontà di dire ci siamo anche noi e quindi informateci dei prossimi eventuali spostamenti o cambiamenti se cade Bonomi e arriva ancora un altro. Facciamo un salto di alcuni mesi e arriviamo al 9 di ottobre del 44 e c'è una seconda conferenza di Mosca, questa volta molto riservata e a due soltanto. E cioè Stalin e Churchill. Churchill approda all'aeroporto di Mosca nel pomeriggio del 9 ottobre, va direttamente al Cremlino Grazie.
Che giornata. avviene in quel caso una scena di cui in realtà nelle opere storiografiche, perlomeno complessive, non si parla, ma ne parla ampiamente Churchill stesso nella sua monumentale storia della Seconda Guerra Mondiale. E cioè, l'interesse principale di Churchill era in quel momento, ormai ottobre 44, la guerra decisamente volge al peggio per la Germania, l'Italia è più o meno sotto il controllo alleato perché sono subentrati governi amici, Bonomi ha avuto un primo e un secondo governo. Il suo interesse sono i Balcani. E quindi c'è una scena piuttosto interessante che Churchill descrive nel primo tomo della sesta parte di quest'opera. E cioè la spartizione di zone di influenza per Romania, Grecia, Jugoslavia, Ungheria e Bulgaria. Cioè per questi paesi si mettono per iscritto le percentuali. Per esempio, per quel che riguarda la Romania, la Russia 90%, gli altri 10%. Per quel che riguarda la Grecia, Gran Bretagna il 90%, Russia il 10%. E così via, Bulgaria, la Russia il 71%, gli altri il 25%. Tutto questo viene messo su un bigliettino di carta. Al termine di questo dialogo molto riservato, Churchill dice, lo racconta in queste sue memorie, abbiamo fatto un'operazione, seguì un lungo silenzio, dice. Il foglio segnato a matita era lì, al centro del tavolo. Finalmente io dissi: non saremo considerati cinici per il fatto che abbiamo deciso questioni così gravi di conseguenze per milioni di uomini in maniera così improvvisata? Bruciamo il foglio? Per lui non dice cambiamo, bruciamo questo foglio? No, rispose Stalin, conservatelo voi. E così io feci. Dopodiché informarono Roosevelt in maniera molto criptica di questa vicenda. Perché ho ricordato questo episodio che, ripeto, tranne che nelle memorie di Churchill, no, non è ben presente nelle ricostruzioni storiografiche? Perché è un caso macroscopico di sovranità limitata, cioè si decide a tavolino le percentuali di influenza di un'area grandissima, tutti i Balcani, Romania, Grecia, Jugoslavia, eccetera. Per l'Italia il sottinteso era ormai appannaggio degli angloamericani. Appannaggio degli angloamericani vuol dire una cosa molto diversa dal trattamento riservato invece alla Francia, la quale peraltro è in una condizione unica dal punto di vista formale, perché al 10 giugno 40 crolla la Terza Repubblica, marcia dall'interno, fascismo dilagante all'interno stesso della Francia, e si crea il governo, il cosiddetto Stato nazionale, État national, a Vichy, competente. Quindi un pezzo cospicuo della Francia e convintamente un alleato della Germania con un governo di tipo fascista. È fortemente antisemita, no? Molto tardi sono venute fuori pubblicazioni che descrivono l'esasperato antisemitismo di massa della popolazione francese sotto il governo di Vichy. L'altra parte della Francia è sotto occupazione tedesca e ugualmente il collaborazionismo è molto forte, ma altrettanto forte da un certo momento in avanti la resistenza, che guarda contemporaneamente a due fonti di ispirazione: De Gaulle, che sta in Inghilterra, esule, e da Radio Londra manda messaggi nobilissimi. La Francia non è sola, eccetera, eccetera, e al Partito Comunista Francese che dopo l'attacco tedesco alla Russia del giugno 41 scende in campo con la guerriglia. Queste due, diciamo, eccezioni rispetto alla sudditanza completa alla Germania non sono sufficienti a dire che la Francia si è riscattata diversamente dall'Italia. Perché l'Italia nei 18 mesi di Salò ha avuto una eroica, durissima, tenace, contrastata dagli alleati, resistenza
antitedesca. La Francia però ha in più Algeri e Tunisi, cioè l'Algeria è formalmente un pezzo del territorio metropolitano francese e quando finalmente, dopo che gli americani hanno cacciato i tedeschi dal Nord Africa, si può insediare una parvenza di governo di Francia libera ad Algeri, di lì comincia la riscossa per cui il generale de Gaulle può, liberata Parigi nell'agosto 1944, dire ci sono anch'io. E gli viene lasciata questa possibilità. Churchill lo detestava, non lo sopportava ed era ricambiato. Però la Francia è riuscita a mettersi piano piano tra i vincitori. E cosa paradossale, ad avere il diritto di veto alle Nazioni Unite quando si creano le strutture delle Nazioni Unite con il diritto di veto per i cinque grandi vincitori della guerra. Perché l'Italia invece, avendo avuto un governo che ha firmato un armistizio e poi l'armistizio lungo, che ha ottenuto la qualifica di co-belligerante, che ha cercato di mettere insieme anche delle truppe, diciamo, badogliane, pronte a combattere con gli alleati o ad affiancare il movimento di resistenza. E ha avuto un movimento di resistenza così significativo in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale, non ha ottenuto analogo trattamento. La ragione sostanziale, e della quale mai si prende pienamente coscienza, è che l'opera negativa svolta dalla corona, dal re, la continuità personale del capo dello Stato, prima complice di Mussolini fino all'ultimo e poi ostinatamente capo dello Stato anche dopo, con l'aiuto dei conservatori inglesi che vorrebbero un'Italia non certamente a sinistra, si è trovata nella condizione peggiore possibile, retrocessa da co-belligerante a paese vinto. Dopodiché, le operazioni successive che abbiamo ricordato, la scena un po' triste di De Gasperi a Parigi che cerca invano di farsi trattare in maniera non sprezzante dai vincitori. Il febbraio 47, la discussione alla Costituente se accettare o meno il trattato di pace. Il patto atlantico. L'interferenza di cui abbiamo detto al principio, costante, ininterrotta, che dura ancora fino ad oggi. Due nemici aveva la politica americana in Italia. Uno era Mattei e l'altro era Moro. Sono stati ammazzati tutti e due. Ho finito. Benissimo, grazie per questa magnifica lezione che naturalmente ci mostra tutto il grande fascino della storia, raccontata con questa formidabile memoria anche dei minimi particolari, questa sovrana capacità di tenere insieme tutti i fili della narrazione. Dichiaro aperto il dibattito, la discussione. Naturalmente, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande di approfondimento, noi possiamo ancora una ventina di minuti utilizzarli, continuando a sequestrare Bene, il bene. maestro. No, grazie. Prego. C'è un qualche imbarazzo a intervenire, magari chiedo qualche cosa io a Luciano, Ecco. perché in questo saggio, come al solito illuminante sulla sovranità limitata, Canfora tratta, diciamo, del rapporto dei neofascisti con la NATO. C'è all'inizio una, diciamo, ritrosia da parte di Giorgio Almirante, quando era segretario dell'MSI, che diciamo solo a certe condizioni, non entro nel merito, accettava l'adesione dell'Italia alla NATO,
ma poi a poco, diciamo, l'MSI accetta questo patto anche perché, diciamo, Canfor sottolinea questo aspetto, in Spagna gli Stati Uniti erano riusciti ad avere uno straordinario numero di basi, eccetera, avevano messo dentro l'Europa diciamo una posizione di grande rilevanza. Questo lo dico perché non dovrebbe stupire l'atteggiamento della Presidente del Consiglio Meloni, che non ha avuto grandissime difficoltà a, diciamo, a schierarsi, no? A mostrarsi fedelissima dell'alleanza. C'è quindi una continuità, e poi ci sarebbe da dire che gli Stati Uniti, anche prima della guerra e soprattutto dopo, hanno fatto sempre affidamento sugli elementi filofascisti in Italia diciamo, in funzione anticomunista. Ecco, se ci vuoi Sì, appunto, aggiungere. direi che questo ha delle caratteristiche preminenti su due piani, quello chiamiamolo istituzionale e quindi personalità esplicitamente neofasciste legate al movimento sociale, portate in Parlamento dal movimento sociale. Sono interlocutori privilegiati dei servizi americani, ospitati negli Stati Uniti, invitati, rapporto diretto. Dall'altra parte c'è invece poi l'elemento sotterraneo, chiamiamolo golpistico, che ha un nome che rappresenta un po' tutto il fenomeno ed è il cosiddetto principe borghese, no? Junio Valerio Borghese, il quale ha avuto un trattamento di favore alla fine della guerra, abbastanza inspiegabile. Ha trattato direttamente con gli alleati, col cinismo tipico, no, del periodo di disfacimento della Repubblica Sociale, che peraltro riguarda anche il versante tedesco, no? Il Wolf, capo dei servizi segreti in Italia, trattava direttamente con gli americani ed è passato al loro servizio, mentre ancora la Repubblica Sociale era boccheggiante e il Reich tedesco era ancora sotto le bombe sia alleate che sovietiche. Quindi tradimento, diciamo così, rispetto a due regimi morenti da parte di esponenti significativi sia degli apparati tedeschi di sicurezza o di informazione, sia degli apparati militari e spionistici italiani è cosa nota. Il principe borghese ha avuto poi un ruolo successivo molto poco studiato, nonostante la sua gravità, cioè il tentativo di colpo di Stato del dicembre, 8 dicembre del 1970, fermato all'ultimo momento. C'è un libro di Gotor molto interessante, L'Italia del Novecento, ci sono varie pagine riguardanti quella vicenda, che, ripeto, è stata sempre trattata un po' dall'alto in basso come un capriccio di una testa calda e basta. E di lì si apprende che questa operazione era arrivata dentro il Viminale, quindi persone adeguatamente armate, coordinate dal principe borghese, sono dentro i sotterranei del Viminale e vengono fermati all'ultimo minuto, pare anche su suggerimento di Giulio Andreotti. Quindi diciamo il livello dell'operazione non è di basso conio, è un livello che ha sfiorato il successo e la data è molto significativa, 1970 dicembre, che vuol dire 3 anni dopo il colpo di Stato dei colonnelli in Grecia, aprile 1967, notoriamente compiuto dalla CIA per chiudere ogni possibilità di cambiamento politico in Grecia. La Grecia ha avuto una guerra civile durata fino al 1950, ferocissima, massacri di partigiani comunisti a non finire, dittatura. Nella metà degli anni 60, 63, 64 si prospetta
una diversa possibilità, il vecchio Papandreou, ma questo allarma gli americani e si crea immediatamente l'occasione per un colpo di mano in cui questi colonnelli che si autoproclamano generali prendono il potere e restano al potere per vario tempo, facendo quello che richiede su un fronte delicatissimo, come era nella guerra fredda, la Grecia, ciò che gli americani volevano. Non ci dimentichiamo il patto greco-turco-jugoslavo inventato dagli americani per completare l'alleanza atlantica sul versante sud dell'Europa. Dopo un po' di tempo si guarda l'Italia, ma l'Italia è stata scossa da grandi agitazioni sociali, soprattutto negli anni 68-69. La forza della sinistra operaia, sindacale, era talmente evidente da suscitare a destra la reazione della strage di Piazza Fontana, da attribuire falsamente agli anarchici, e poi il tentativo di colpo di Stato del principe Borghese. È andata male, qualche, come dire, contrasto al vertice ha indotto personalità di alto rilievo a fermare questi signori. Borghese è scappato in Spagna, è morto tranquillamente in Spagna nel suo letto, così come tanti ex fascisti poi erano via via già da subito, dopo la fine della guerra, andati o in Spagna o in Argentina. E poco dopo c'è il Cile, 73. E 2 anni prima della Grecia c'è stato il massacro in Indonesia, raccontato da un libro di un grande reporter americano che si chiama Bevins, che è anche studioso di storia, Il metodo Giacarta, pubblicato da Einaudi nel 2021, in cui si descrive il metodo Giacarta, cioè massacrare circa 1 milione di comunisti per chiudere alla radice il problema di un'Indonesia alleata della Cina maoista. Va bene. Quindi questa è, diciamo, vista nel suo insieme, la maniera di operare, il modus operandi della grande democrazia americana, come la chiamano i cialtroni, cioè di una potenza egemonica imperiale che ritiene, tramite il patto atlantico, tramite tante altre forze, neofascisti in primis, che si offrono come manovalanza, il controllo su questo paese. Questa è la realtà. Dopodiché dire, come accade talvolta di leggere, la conversione atlantica di chi veniva da una formazione, sono forme abbastanza penose di mistificazione, perché la conversione atlantica risale molto prima di quella ala iperatlantica del movimento sociale che faceva capo, per esempio, a Michelini. Almirante arriva dopo ad allinearsi con costoro. Questi avevano capito che la guerra era finita, ma la rottura con i sovietici, cioè col mondo socialista, era profondissima e bisognava avere un nuovo grande alleato, cioè gli Stati Uniti. Quindi non fa una grinza il ragionamento da parte loro. Dopodiché, sul terreno concreto, vedremo come va a finire. Volevo intervenire. Il nome, dica il nome. Pino Greco. Ecco, Ah, Pino, va. io dirò una cosa ovvia per il professore, che Domande intanto breve, per ringrazio. favore, Pino. Sì. Ecco, secondo lei, professore, in Italia, come mai non esiste una cattedra di storia d'Italia? E non si fa nelle scuole, poi anche chi fa le scuole medie, le superiori, un racconto di quello che lei ha detto, insomma, una sintesi, cioè far capire agli italiani da dove veniamo, non solo per questo fatto recente della sudditanza agli americani, ma per i 4 secoli di dominazione straniera che ne sono, diciamo, la base poi di questa mancanza di autonomia del nostro paese. Cioè l'Italia non è stata autonoma. Dai comuni in poi, perché non ha fatto la nazione, non aveva una lingua unitaria e poi quando ha fatto l'unità era un'unità debole e quindi è stata sempre un vaso di coccio in mezzo ai forti. E io credo che questa consapevolezza che manca ai cittadini italiani, la scuola e solo la scuola la dovrebbe dare. Ma io lamento il fatto che in Italia non c'è una cattedra di storia d'Italia.
Nessuna università si studia la storia d'Italia come disciplina, come materia. E questo è un buco nella coscienza civile e nella consapevolezza di da dove veniamo, chi siamo e cosa potremmo essere. Ecco, questa non è una domanda, ma è, diciamo così, la denuncia di una carenza culturale profonda che c'è ancora nel nostro paese. Sì, è vero, soprattutto considerando gli effetti della cultura media, molto carente da questo punto di vista su questo terreno. La storia pregressa dell'ordinamento degli studi nelle università è ben nota, cioè ci sono state per molto tempo cattedre e insegnamenti di storia del Risorgimento italiano, no? Tenute talvolta da studiosi di altissimo livello. Dopo un certo tempo, direi grosso modo dall'inizio degli anni 70, sono state ribattezzate come storia contemporanea, nel senso di sprovincializzare perché noi abbiamo un orizzonte più grande, non soltanto diciamo peninsulare, il che può anche essere giusto. Ma ha una contropartita negativa perché alla fine poi la conoscenza della storia del nostro paese si disperde. La manualistica scolastica, già dall'Unità d'Italia in poi, aveva una caratura opposta, cioè era tutta quanta storia d'Italia, magari retorica, magari enfatica. Contro questa visione angusta si è lottato perché i manuali di storia per i licei, alcuni molto ben fatti, altri meno, avessero un orizzonte più grande. Però indubbiamente uno può chiedersi se non sia poi più interessante il modello che era in vigore a tempo addietro, non so se lo sia tuttora, non ho idea, ma in Francia fino a qualche tempo fa, direi almeno 10-15 anni fa, l'ordinamento degli studi di storia nelle scuole era che l'ultimo anno di quello che chiamiamo liceo era storia di Francia soltanto. Va bene. Può essere una soluzione, nel senso che l'orizzonte si amplia negli anni di studio precedenti, però poi c'è un momento in cui si cerca di raccontare per filo e per segno la storia del paese in cui i cittadini faranno il loro mestiere di cittadino. Mi pare, se l'hanno fatto i francesi, che è un'identità forte, ce l'hanno, è una storia di unità, ce l'hanno molto più antica, ne avremmo bisogno molto di più noi che abbiamo una storia molto più misera di unità e di cosa. Quindi loro che sono forti la fanno la storia di Francia, noi che siamo deboli no, quindi non diventeremo mai forti. Ma ben presto faremo la storia della Lombardia, la storia dell'Umbria e quindi Facciamo ridere, facciamo ridere. Piero, Piero, sì, dimmi Giancarlo, dimmi. Piero, Piero. Sì, io ti sento. Giancarlo? No, no, non sono io, Piero. Sono Luigi Vavalà, Piero. Ah, Luigi, vuoi fare una domanda? Vai. Mi Buonasera, raccomando, buonasera, buonasera a dico a tutti. Luciano che ci sono diverse chat, eccetera, ma insomma, bisognerebbe esporsi con la voce. Prego, Gigi. Buonasera a tutti, vabbè, sono Vavalà, il professore mi conosce, conosciamo. Il professore si è fermato al 73 e al Cile. Poi volevo fare una domanda rapidissima. Dopo il 73 cileno c'è la famosa riflessione di Berlinguer sulla tragedia cilena e la proposta del compromesso storico. E successivamente c'è anche l'intervista di Berlinguer al Corriere della Sera, dove Berlinguer dichiara di sentirsi abbastanza sicuro sotto l'ombrello della NATO. La mia domanda è poi negli anni successivi, anche negli anni 80, e questa la NATO, che doveva essere un'alleanza difensiva, permane anche dopo la fine del patto di Varsavia e la caduta dell'Unione Sovietica.
ma c'è anche l'episodio di Sigonella con Craxi, presidente del Consiglio, e sappiamo come è andata a finire, come è andata a finire anche Craxi. Ora, senza fare dietrologie e ricostruzioni un po' fantasiose, però dopo il 73, dopo la tragedia cilena, mi pare che da parte anche della sinistra italiana e anche da parte di Berlinguer, ma su questo vorrei un po' che intervenisse il professore o anche altri, ci sia una resa nei confronti della NATO e degli americani di sostanza. E la reazione di Craxi a Sigonella poi l'ha pagata anche caramente lui, insomma, e il professor Canfora lo cita anche alla fine, mi pare, Sovranità Limitata, insieme a Mattei Amoro. Poco prima aveva citato solo Mattei Amoro e poi ha finito la relazione. Volevo capire, dopo il 73, dopo il Cile, perché in Italia la sinistra cede quasi all'apologia della democrazia americana, insomma. Dunque, io so bene che quella intervista troppo celebre di Berlinguer è stata un errore colossale. Lo capiamo dopo ancora meglio. Ma riportiamoci nel momento in cui fu pronunciata. Quanto ogni atto, ogni operazione, iniziativa di un uomo politico non è soltanto il frutto di una riflessione teorica, è anche la scelta del maggior utile contingente, no? Ci sono sempre questi due vettori nell'azione di un uomo politico, è impossibile scindere le due cose, per fortuna, perché altrimenti i politici sarebbero soltanto dei sognatori o degli ideologi o invece soltanto dei pragmatici. Allora, nel 75, 1975, qual è la situazione nella quale il nostro paese si trova sul piano degli equilibri politici? Ci sono state le elezioni amministrative che hanno rivelato una straordinaria maggioranza di sinistra in tutte le grandi città e in quasi tutte le regioni più importanti. C'è stata a livello internazionale la conferenza di Helsinki che segnò in certo senso una nuova Pax europea. Ad Helsinki Brezhnev andò in treno da Pietroburgo a significare che la Russia è un paese integrato nell'Europa. E il trattato di Helsinki fu un trattato fondamentale allora, ora è carta straccia come succede spesso, cioè veniva riconosciuto che tutti i confini statuali conseguenti alla Seconda Guerra Mondiale erano accettati da tutte le parti. Quindi i Baltici fanno parte dell'Unione Sovietica, la Polonia si è spostata verso Occidente e quindi il confine tra Germania e Polonia è Oder Neisse, il fiume Oder e il suo affluente, cosa contro la quale la Germania federale, Adenauer, eccetera, avevano sempre reagito con ostilità. Movimenti revanscisti tedeschi volevano rimettere in discussione il confine dell'Oder Neisse. Ora, la conferenza di Helsinki segnava una pacificazione che sembrava di chissà quale lunghezza, ma anche la pace di Nicea fra Atene e Sparta era di 50 anni, ma durò pochissimi anni. Lo stesso destino è toccato al trattato di Helsinki. Berlinguer nel 76 avverte che c'è una possibilità a portata di mano dell'ingresso da capo del Partito Comunista Italiano nel governo, come era stato fino all'aprile del 47, dopo appunto la svolta di Salerno e i primi governi successivi, e De Martino, segretario generale del Partito Socialista, mette in crisi il governo di centrosinistra chiedendogli più avanzati equilibri, no? La formula che usò De Martino. Vogliamo dei più avanzati equilibri, che voleva dire vogliamo che entri il Partito Comunista nel governo. Il problema qual è? Il convitato di pietra è l'ambasciata americana. Questo libro di Roberto Faenza, Il malaffare, pubblicato da Mondadori nel 1978, descrive la lotta fortissima all'interno dell'amministrazione americana con Kennedy ancora presidente nei primi mesi del 1963, lo ammazzarono nel novembre,
tra quelli che accettano l'apertura al Partito Socialista del governo italiano e quelli che la rifiutano. Un altro segnale di quanto forse la possibilità limitata. Per l'inglese si convince, sbagliando, che quella apertura alla NATO come cornice lontana di qualcosa che poi si gioca direttamente in Italia e la partita sembrava pronta per un successo, quella cornice remota potesse essere evocata positivamente per superare l'ostilità ingenua Berlinguer in questo. Del potente alleato che già aveva sollevato enormi difficoltà ad accettare i socialisti nel governo italiano. Va bene. Quindi errore di calcolo, ma nella politica gli errori di calcolo si fanno, e anche se vogliamo una certa disinvoltura ideale, no? Io posso capire che un politico possa davvero essere disinvolto sul piano teorico, ma deve essere acuto sul piano pratico. C'è un giudizio che ha dato Lelio Basso tantissimi anni fa di Lenin. Lui dice: disinvoltura teoretica, nel senso che sul piano, come filosofo, lascia desiderare. Prontezza tattica. Prontezza tattica vuol dire saper fare la mossa giusta nel momento giusto. E siccome io mi occupo molto di autori antichi, mi permetto di dire che un grande storico che si chiamava Tucidide, valutando un grandissimo politico ateniese che si chiamava Temistocle, che ormai quando lui era adulto era già morto, dice che la sua caratteristica era di essere congetturatore esemplare, Aristos eikastes, cioè colui che tra le varie cose che possono accadere sa scegliere quella che effettivamente accadrà. Quindi tra i mellonta togene somenon, quello che veramente accadrà. Berlinguer ha sbagliato in pieno perché ha fatto sbandare il suo partito che per decenni aveva giustamente detto fuori la NATO dall'Italia, fuori l'Italia dalla NATO, ma contava sul fatto che il militante ha una fede ferrea e quindi regge anche qualunque giravolta, e questo è finito nel disastro, che è l'ammazzamento di Moro che si accingeva a imbarcare i comunisti nel governo. Posso parlare? Sì, perché mi hai detto che non basta scrivere, che dobbiamo parlare. Allora la domanda che ho fatto a Vai Luciano è, Paola, vai. Salute, grazie, la domanda, ciao Luciano, un abbraccio, salute. salute a te. La domanda che ti ho fatto è che sono molto curiosa di un approfondimento, se è possibile, anche se in tempi rapidi, come è ovvio, data la situazione dei nostri tempi qui nella chat, è un approfondimento sui rapporti fra Churchill e Stalin, cioè il rapporto, la modifica brutale del rapporto fra il Regno Unito, la Gran Bretagna e l'Unione Sovietica all'indomani di quell'incontro di cui ti hai parlato, in cui in qualche modo si verifica l'ipotesi che Churchill pensasse al prosieguo di un rapporto, forse mi sbaglio, se non di alleanza, ma almeno di non belligeranza con l'Unione Sovietica, ma poi sappiamo che è andata in tutt'altro modo. Certo, la morte di Roosevelt, Truman, ma secondo te e i tuoi approfondimenti, il rapporto vero di Churchill con l'Unione Sovietica è un rapporto anche in quell'incontro di tipo strumentale, di tipo ambiguo, o in realtà c'era una qualche possibilità che dentro Churchill esistesse la volontà di continuare un'interlocuzione con l'Unione Sovietica? Grazie, Luciano. No, figurati, ma certamente no, non c'era questa volontà, ma non lo diciamo così per congettura, perché l'ha scritto lui stesso in quest'opera che ho più volte citato e che ritengo molto importante nonostante la faziosità, e cioè la storia della Seconda Guerra Mondiale, scritta da Churchill in quasi 10 tomi, ebbe anche il premio Nobel per la letteratura per quell'opera lì, nella seconda parte. Il secondo volume della sesta parte, che è praticamente l'ultimo, intitolato La Cortina di Ferro,
nella traduzione italiana di Mondadori, siamo alle pagine 140-141, lui dice, Bisognerà leggerlo, via, è sì, chiaro. dice apertamente, quando una coalizione di diverse potenze si avvicina alla vittoria contro un nemico comune, incomincia necessariamente la differenziazione politica, cresce la differenziazione politica. Dopodiché fa l'elenco di tutto quello che lui temeva nel momento che finiva la guerra da parte sovietica, cioè era convinto che avrebbero ricominciato a tenere in piedi l'ipotesi della vittoria del comunismo come movimento politico negli altri paesi dove ancora non era giunto al potere. Il discorso di Felton del marzo del 46 è molto sintomatico perché covava già prima. Su questo tema ci potremmo soffermare a lungo, ma un paio di riferimenti sono utili. Stalin fa un gesto che non gli costava moltissimo in realtà. Maggio 1943 scioglie il Comintern. Il Comintern era già in stato larvale ormai, per tante ragioni. Ma sciogliere il Comintern significava quell'organizzazione internazionale che coinvolge i partiti, il cui obiettivo è l'instaurazione del socialismo nei rispettivi paesi, non esiste più. Quindi, cari alleati occidentali, state tranquilli, l'Unione Sovietica non è la casa madre del Comintern. Il Comintern non c'è. Roosevelt tutto contento, mentre gli inglesi non si fidano per niente. Ma ancora oggi noi vediamo che l'oltranzismo antirusso, anti terzo mondo e soprattutto britannico, questo non va mai dimenticato. Da parte sua Stalin non si fida affatto, dice Molotov nelle sue memorie, che usava a dire che bisogna stare attenti con Churchill perché se ti distrai ti ruba anche un copeco, cioè una moneta divisionale minima. E lo stesso Molotov in queste sue interessantissime memorie, sono state tradotte anche in italiano, ma in Francia un grande editore, Fayard, le ha pubblicate, è una lunga intervista fatta da un giornalista russo giovanissimo, nato dopo la fine dell'Unione Sovietica, uno adesso ci avrà 30 anni, non lo so, che si chiama Chuev. In questa intervista ci sono moltissime cose interessanti, compresa una ironica descrizione che fa Molotov stesso, che è stato ministro degli esteri per anni e anni e anni, negli anni più difficili, dei comportamenti ipocriti di Churchill. Lui dice: quando eravamo a Yalta, no, nella conferenza di Yalta, nell'aprile del 45, lui ogni mattina si alzava, si incontravano a colazione in questa bellissima cornice della penisola meridionale della Russia, e diceva: ogni mattina io mi alzo e prego il Padre Eterno di tenere in vita il maresciallo Stalin, senza del quale noi non potremmo vincere la guerra. E Molotov si fa due risate, dice: naturalmente nessuno di noi lo prendeva sul serio, ma lui ostentava cinicamente questa devozione. È un tassello di informazione, se vogliamo, privata. I grandi uomini noi li leggiamo sempre soltanto nei manuali, però sono anche degli esseri umani comuni, hanno comportamenti comuni, anche talvolta ridicoli, come in questo caso. Ed è un libro, quello di Molotov, estremamente interessante, anche su un versante che può dar fastidio ai perbenisti. Cioè lui dice: smettiamola di dire che Hitler fosse pazzo. Non lo era affatto. Era un politico accorto, abile, cinico, col quale abbiamo giocato una partita difficile. Quando Molotov va a Berlino nell'ottobre del 40, quindi un anno e qualche mese dopo il patto di non aggressione dell'agosto 39 e 6-7 mesi prima dell'operazione Barbarossa, e già i rapporti stanno incrinandosi parecchio, lui racconta: Hitler mi inchiodò per ore in una conversazione nella cancelleria per convincerci ad attaccare l'India attraverso l'Iran per colpire l'impero inglese alle spalle. E noi rispondemmo che non ci interessava affatto colpire l'India per in realtà mettere in difficoltà l'Inghilterra.
Questo è un tassello di storia molto interessante, le conversazioni fra Molotov e Ribbentrop, tra Molotov e Hitler dell'ottobre 40 sono note essenzialmente attraverso questa documentazione, più quella di un segretario di Molotov che ha scritto un libro di memorie pubblicato tanti anni fa. Quindi è inutile parlare demonizzando l'avversario, specie se è stato sconfitto. Bisogna parlare delle persone con consapevolezza concreta della loro capacità. Churchill è stato abilissimo quando c'è l'operazione Barbarossa. Lui a Camera dei Comuni dice che è pronto all'alleanza con la Russia e se mi proponessero un'alleanza con Belzebù la farei ugualmente, pur di sconfiggere la Germania. Perché? Ma perché per l'Inghilterra quella è una guerra mortale, ma lo era stata già nella precedente guerra, quando loro hanno provocato il conflitto per impedire alla potenza tedesca di contestare la supremazia marittima dell'impero britannico. E quindi per lui Stalin diventava immediatamente un'ottima persona di cui augurarsi col Padre Eterno che avesse lunga vita, per poi scrivere nel momento stesso in cui sta finendo la guerra, quello è il nemico prossimo. Grazie Luciano. Se posso velocemente, io volevo chiedere Alessandro. al professor Canfora. Lui ha parlato appunto di influenza anglo-americana e soprattutto io vorrei che ci dicesse qualcosa sulla parte anglo, perché sugli americani sappiamo tanto, anche rispetto ai documenti che sono stati declassificati. Però, appunto, l'accenno che faceva era rispetto ai conservatori inglesi e la monarchia, no? Come garante. Però, ecco, io mi domandavo, almeno fino al 1956, fino a quando Eisenhower, diciamo, non ha, con la crisi di Suez, non ha ridotto ai minimi termini, diciamo, l'Inghilterra, che tipo di influenza c'è stata in Italia? Ecco, mi vengono in mente, da una parte, la massoneria inglese, e dall'altra anche ovviamente i servizi segreti. Ecco, vorrei che, se possibile, ci dicesse qualcosa. Grazie. Per fortuna c'è un libro in proposito che è uscito nel 2013 presso l'editore Ponte alle Grazie di Eric Frattini, Italia Sorvegliato Speciale, che riguarda essenzialmente l'attività inglese nel nostro paese. Quindi è monografico, sono circa 500 pagine, con fior di documenti, anche i nomi dei politici italiani, compresi alcuni del PSI, che erano i referenti dell'ambasciata britannica a Roma. Va bene, quindi io non posso adesso raccontare il contenuto di quel libro, ma è un ottimo repertorio. Grazie, io direi di lasciare andare Luciano che ha fatto una lezione magnifica e repliche di straordinaria ricchezza, diciamo, sia documentaria che comunicativa. Allora, Luciano, questa lezione viene registrata, poi te la invieremo e naturalmente la faremo circolare in rete come merita. Ti ringraziamo ancora perché hai aggiunto alla biblioteca della scuola interdisciplinare e cosmopolita un capitolo fondamentale. Bene, Grazie per la tua generosità. grazie, Grazie. grazie mille, buon lavoro, mi Buona serata. fido, ottima idea quella di registrare, così passeremo all'eterno. Va bene.